Ho fatto un sogno. Portavo in braccio un bambino con una veste bianca. Sentivo il suo calore. All'improvviso la terra ha tremato e subito dopo il terreno mi si è aperto sotto i piedi. Ero sul punto di cadere. Ho guardato il bambino e sono riuscita a metterlo in salvo un attimo prima di precipitare. Stavo cadendo, eppure mi sentivo incredibilmente sollevata. Il bambino simboleggia le nostre idee ed è sopravvissuto. Ciao, siete pronta per il trasferimento? Lasciatele il tempo di vestirsi. Grazie. Dio ti protegga, Sophie. Dio ti protegga, Else. Ti ringrazio. Silenzio. Parlate solo se interpellati. Lotta per te stesso. Silenzio. Heil Hitler! Dichiaro ufficialmente aperto il procedimento indetto dal Tribunale del Popolo contro Hans Fritz Scholl e Sofia Magdalena Scholl di Monaco e Christoph Hermann Probst di Aldrans accusati di tradimento, demoralizzazione delle truppe e favoreggiamento dell'amico. Soltanto ponendo fine a questa guerra potremo evitare che che aspetti a gente come voi stabilire la guerra o la pace? È tutto il popolo della Germania a volere la guerra totale! Il popolo della Germania è esangue e vuole solo la pace! Hitler e i suoi aiutanti sono responsabili di una carneficina che ha travolto l'Europa e che va al di là di ogni immaginazione! Tu
Tutti qui lo sanno! Tutti. Basta! Con chi credete di parlare? Siete un cane spregevole e avete addirittura la sfacciataggine di insultare il nostro Führer davanti a questa corte! Io ero al fronte orientale, come molti qui presenti. Voi no! Ho visto scorrere fiumi di sangue in Polonia e in Russia. Ho visto decine di donne, vecchi e bambini uccisi per mano dei nostri soldati. E voi siete talmente stupido da pensare che anche uno soltanto dei vostri concittadini possa credere a queste ridicole follie! Se Hitler non temesse queste idee, oggi noi non saremmo qui. Ora basta! Fate silenzio! Siete un uomo spregevole! Non avete un briciolo d'onore! Voi siete soltanto uno stupido bugiardo e un miserabile traditore! Fine dell'interrogatorio! Domande? Nessuna. Nessuna domanda, signor Presidente. Scholz, tornate al vostro posto. Sofia Scholz. Non provate vergogna per aver distribuito all'università dei volantini che inneggiavano al tradimento? No, non provo alcuna vergogna. E li avete lanciati di sotto così, per gioco? Non per gioco. Volevo distribuire gli ultimi... Parlate più forte, non capiamo cosa dite. Volevo distribuire gli ultimi volantini in modo da diffondere le idee che... Idee? Noi sosteniamo. Chiamate idee questa immondizia? Il prodotto di un idiota più che di uno studente tedesco. Noi lottiamo con le parole. Citerò adesso ciò che avete scritto. È per questo che voi dovete distinguervi dall'inferiorità nazionalsocialista. Guardatevi allo specchio e vedrete chi tra noi è inferiore. Dove avete recuperato la carta per scrivere questo pamphlet? Ai negozi e anche all'università. Ah, capisco. L'avete presa all'università. Avete derubato il vostro stesso popolo della carta che già così tanto scarseggia. Un atto in tutto degno di una traditrice! Mio fratello e io abbiamo solo cercato di far aprire gli occhi alla gente, per porre fine a questo bagno di sangue che coinvolge gli altri popoli e gli ebrei, senza aspettare che intervengano gli alleati. Per evitare che la nazione venga odiata e disprezzata da... A un popolo superiore non interessa. Il popolo superiore vorrebbe invece la pace. Vorrebbe il rispetto della dignità umana. Vorrebbe Dio. Coscienza. Compassione. Ma di cosa state parlando? Questa guerra totale condurrà alla vittoria il nostro popolo, che allora riemergerà ancora più grande, purificato da questa tempesta d'acciaio. Le nostre idee sono condivise da molta gente, che però ha paura di esprimersi. Non voglio sentire altre sciocchezze. Domande? No. Fine della requisitoria, portatela via. Bene, siamo giunti alle dichiarazioni conclusive degli imputati. Probst! Vi prego, ascoltatemi! Allontanate subito quell'uomo dall'aula! Sono Robert Scholl, il padre dei due imputati! Voglio parlare in difesa dei miei figli! È inaudito! Allontanatelo! Fuori di qui! Portatelo fuori! Verrà un'altra giustizia, ricordatelo! I miei ragazzi... Silenzio! Le dichiarazioni conclusive. Gli imputati si alzino in piedi. Probst! Vi supplico di risparmiarmi la vita. Ho confessato tutto ciò che ho fatto. E voi, Sean? Prego la corte di risparmiare quest'uomo e di punire me. Se non avete niente da dire in vostra difesa, abbiate la decenza di stare zitto. Sofia Scholl. Presto vi troverete qui al mio posto. Ogni uomo onesto presente in quest'aula si sente offeso da quanto dite.
in nome del popolo della Germania, nel processo criminale contro Hans Fritz Scholl di Monaco, Sofia Magdalena Scholl di Monaco e Christoph Hermann Probst di Altrans, la magistratura di questo tribunale del popolo ha riconosciuto, a seguito dei procedimenti del 22 febbraio del 1943, che attraverso alcuni volantini gli imputati hanno incitato al sabotaggio degli armamenti e al sovvertimento e alla distruzione delle fondamenta nazionalsocialiste del nostro popolo. Hanno propagandato idee disfattiste, hanno offeso gravemente il Führer, favorendo in tal modo i nemici del Reich e allo stesso tempo demoralizzando il nostro esercito. Per tali crimini vengono condannati a morte. Il loro onore di cittadini è interdetto per sempre. Si assumeranno le conseguenze delle loro azioni. Il vostro terrore finirà presto. Oggi impiccate noi. Domani toccherà a voi. Portateli via! Heil Hitler! Heil Hitler! Se volete scrivere un commiato, fatelo ora e alla svelta, signorina. Giorni come tutti. Iniziate a scrivere. È contro il regolamento, ma... Fate alla svelta.
non è stato inutile. Signorina Scholl. Il sole splende ancora. Sofia Magdalena Scholl, il ministro della giustizia del Reich con sentenza del 22 febbraio 1943 ha deciso di non concedervi la grazia, ma di lasciare che la giustizia segua il suo corso. Sono le 17 in punto. Che si effettui l'esecuzione. Il cosiddetto Tribunale del Popolo inflisse la pena di morte ai seguenti esponenti della Rosa Bianca. Pene severe furono inflitte a questi giovani. Altri elementi della Rosa Bianca subirono durissime punizioni. Grazie a Helmut von Molte, il sesto volantino della Rosa Bianca sorvolò la Scandinavia e arrivò in Inghilterra. Milioni di volantini furono lanciati dagli aerei alleati sulla Germania alla fine del 1943. Recavano scritto un volantino tedesco, il manifesto degli studenti di Monaco.